l'ultima giornata del girone d'andata, scontro al vertice. La capolista Lecce contro il Siracusa, quarto in classifica. Siamo sulla tre quarti con possibilità di tiro. Pallone che viene respinto, ancora il Lecce, ancora il pallone messo al centro. L'intervento di Magnai, ancora il tiro, arriva il gol con Armellino. Siracusa che ha dato due chance importanti a Lecce e arriva il gol del vantaggio. Giordano che va attraverso in area di rigore, il colpo di testa di Scardina che sfiora il palo. Parte Vioti, la finta, Mancino in area di rigore, la palla toccata, poi Giordano che fallisce clamorosamente da un passo. Lino, possibilità per Di Piazza, salta un avversario, poi un secondo, ancora in area di rigore, Di Piazza, la parata straordinaria di Tomei. Giordano, ancora Magnani, poi prova a servire Spinelli, il pallone è corto, non arriva, e allora attenzione, c'è Di Piazza, non c'è fuorigioco, Di Piazza davanti Tomei, Di Piazza, 2-0 per il Lecce, con il Siracusa che si è fatto sorprendere. Gatto, che in certa Pacili si rialza, Torromino, ancora Torromino in area di rigore, il tiro, la parata di Tomei, che stavolta salva. Anche stavolta salva. Scardina che ignora il pallone, lo gioca Cosenza, poi Mancino può partire due volte in maniera abbastanza fortunata. Al limite dell'area Mancino cerca l'angolo per il tiro che arriva adesso, la parata di Parrucchini. Il fallo laterale. Pacilli è pronto a ripartire velocemente per Di Piazza che va come un razzo sul De Vito. Di Piazza in area di rigore, evita De Vito, evita un secondo avversario, poi l'imbucata, il pallone, il palo mi è parso di vedere, infatti è rimessa dal fondo. A Fondi, poi un infortunio, è rientrato proprio settimana scorsa. Intanto il Lecce, il tiro, è un gol pazzesco! Un gol davvero straordinario sul secondo palo. Il colpo di testa, arriva il gol di Emanuele Catania sul primo palo, incornata perfetta di Emanuele Catania. Il lancio in avanti a cercare Mangiacasale, ma finisce qui 3-1 per il Lecce, che si è dimostrato una formazione solidissima.